Secondo tempo dell'incontro di calcio tra Cannettese e Rovecco d'Oglio, 0-0 il risultato del primo tempo, un rigore sbagliato dalla Cannettese e parecchie occasioni gol non realizzate dal Rovecco. L'arbitro fischia, inizia il secondo tempo. Secondo minuto del secondo tempo, punizione per il Rovecco. Tafferugli in area e poi Alessandro Ferrari sbaglia un'occasione più che d'oro, porta vuota, ma c'è qualcosa da rivedere perché di quel che è successo in area c'è da discutere. E vediamo il rallentatore che il numero 9, Kurteschi, abbraccia troppo affettuosamente il numero 5, Preti, e lo trascina a terra clamorosamente al centro dell'area. Gli estremi del calcio di rigore ci sarebbero tutti, l'arbitro non ha fischiato. Difficilmente si potrebbe parlare di regola del vantaggio perché poi il vantaggio in verità non si concretizza. Rimangono solo i mani nei capelli dei giocatori del Rovecco per l'ennesima occasione sprecata. Quarto minuto, il Rovecco incalza, Maggi entra in area, lascia partire un tiro, Verde Oliva è pronto a respingerlo e poi Caniglia Lage porta via il pallone dalla sua area. Decimo minuto, Rovecco ancora sulla fascia destra con Fabiano Ferrari per Gianluca Girelli, tiro angolato ma troppo debole, preda di Verde Oliva. Diciassettesimo minuto, non c'è sosta per l'attacco del Rovecco, Ferrari Thomas smista la palla per Preti che la fa giungere sulla fascia estrema sinistra con Maggi che evita un avversario e poi scatta verso l'area, entra in area, tira in porta, Thomas Ferrari cerca di impensierire il portiere che deve accartorciarci sulla palla per farla sua. E al diciottesimo minuto del secondo tempo il Rovecco effettua una sostituzione, entra Massimiliano Girelli al posto di Thomas Ferrari. Il Rovecco vuol vincere a tutti i costi questa partita e mette in campo più punti che può. Ventunesimo minuto, praticamente si gioca ad una porta sola ed è quella della Cannettese, insidiata costantemente dal Rovecco, questa volta con Fabiano Ferrari sulla destra che apre per Drame Mohamed che avanza, cross in mezzo e manca l'appuntamento con la palla, i due fratelli Girelli che lasciano sfilare il pallone in corner. Ventunesimo minuto, corner per il Rovecco, parte il tiro, deviazione di Massimiliano Girelli sul primo palo e Verde Oliva è costretto a deviare in corner, l'arbitro lo assegna, è incalzante l'attacco del Rovecco, ancora corner, Biscu che allontana di testa, la palla è sui piedi però di Maggi che scambia con il suo compagno, pronto il cross ed è Gianluca Girelli che mette la palla in rete, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Dubitiamo molto di questa decisione arbitrale che andiamo subito a rivedere con il replay per vedere chi ha ragione. E anche il replay sembra dar ragione alla nostra impressione. Nel momento del tiro il numero 9 in basso sul teleschermo è tenuto in gioco da almeno due giocatori, l'8 e il numero 4 con la maglia bianca della Cannettese. Poi Gianluca Girelli colpisce per fredda il portiere Verde Oliva, ma inutilmente. E siamo giunti al 32esimo del secondo tempo, il Rovecco ha messo in campo anche una terza punta, Barberio, e l'azione dell'attacco del Rovecco continua nella sua insistenza. Siamo sulla fascia sinistra ed è proprio Barberio che prende il pallone, avanza, tenta un tiro, ribattuto, riprende la palla, ritira un'altra volta, palla sui piedi adesso di Drame Mohamed che cerca di affrontare i giocatori e poi viene atterrato in area, l'arbitro dice che tutto va bene e poi Fabiano Ferrari commette un fallo di protesta e viene ammonito dall'arbitro. E noi come sempre andiamo a rivedere l'azione da vicino al rallentatore, Drame Mohamed entra in area affrontato da Biscu, i due si avvinghiano, poi Biscu allunga la gamba ma non colpisce il pallone, avvinghia invece le gambe del giocatore di maglia verde, lo stende a terra, l'arbitro dice che tutto è regolare, non tutti sono d'accordo. 34esimo minuto, fratelli Girelli in attacco, Massimiliano Girelli ruba il pallone a Mazzi e poi entra in area e tenta un tiro a giro che se avesse fatto gol sarebbe stato un capolavoro, ma così non è stato. Siamo giunti al 44esimo minuto, si è giocato praticamente ad una sola porta in questo secondo tempo, palla ribattuta però dalla difesa della Cannettese, palla sui piedi di Mandiacob che lancia sul filo del fuorigioco, cade Aliage e poi avanza, potrebbe dare un grande dispiacere al Rovecco se l'intervento di Preti non avesse salvato la sua porta. Andiamo a rivedere anche questa azione sul lancio di Maniacob, l'attaccante della Cannettese è in posizione regolare, fa bene l'arbitro a non fischiare. Poi l'azione prosegue, ci deve mettere una pezza Preti, sarebbe stata una grande delusione per il Rovecco prendere gol nell'unica azione d'attacco della Cannettese nel secondo tempo. E siamo proprio agli sgoccioli della partita, siamo oltre il tempo di recupero. Punizione per il Rovecco, palla in area, groviglio di giocatori, conquista ancora il pallone
Fabiano Ferrari sulla destra, ennesimo cross in mezzo all'area, tentativi di rovesciate, poi la palla ancora sui piedi di Preti che tenta il tiro, la palla carambola un'altra volta e la conquista Fornasari che la offre ancora a Fabiano Ferrari per l'ennesimo cross ed è Massimiliano Girelli che conquista l'ultimo corner della partita probabilmente. Ed è con il triplice fischio dell'arbitro che si conclude questa partita delicata per le due squadre che escono dal campo in pareggio. Probabilmente il risultato non accontenta nessuna delle due e vedremo il prosieguo di queste ultime partite del campionato per vedere chi riuscirà a star lontano dalla zona play-out tra Robecco e Cannetese.